Ciao bambini, io sono Anna e oggi vorrei raccontarvi la storia di un bambino eccezionale. Questo bambino si chiama Gesù. Maria era una ragazza molto giovane, bella e buona e viveva nella sua casa. E stava pulendo il pavimento. Vedete che è chinata con lo spazzolone e sta proprio cercando di pulire tutto bene. E mentre era lì, dentro la sua stanza, entrò una luce. E in questa luce le apparve un angelo che incominciò a parlare con lei. E lei, appena sentì la voce dell'angelo, si alzò per guardarlo. Vedete che i due si guardano? E l'angelo disse: Ave Maria, sono qui per darti una buona notizia. Diventerai la mamma di un bimbo che chiamerai Gesù. Maria si era spaventata, perché non capiva che cosa le stava succedendo. Allora l'angelo le disse: Maria, non temere, perché a Dio nulla è impossibile. Allora Maria si è fidata di queste parole che ha sentito dall'angelo e dice: Va bene, farò ciò che Dio vuole da me. Dopo un po' di tempo, Maria e Giuseppe era il marito di Maria, partirono per un viaggio, perché il re di quel momento lì decise che tutte le persone dovevano andarsi a registrare nel proprio paese, nella propria città, perché voleva sapere quante persone c'erano e come si chiamavano. Così anche Maria e Giuseppe partirono. Li vedete nella figura laggiù, piccolini? E Maria era sopra l'asinello perché la sua pancia ormai era grande, perché era quasi ora che nascesse il bambino. Così Giuseppe le procurò l'asinello per farla faticare di meno. E così partirono insieme anche tutte le altre persone. Vedete, c'erano un bimbo, la sua mamma, un'altra persona, tutti andavano verso la loro città. E la città che dovevano raggiungere si chiamava Betlemme. Ecco qui, mentre camminavano, Maria scese dall'asinello. Perché l'asinello, Giuseppe aveva capito che anche lui era affaticato, aveva sete e voleva bere. E così Maria scese, lo fecero bere e Giuseppe la sosteneva nella schiena. Il viaggio continua finché arrivano a Betlemme. Vedete, questa è la cittadina. Ci sono tutte le case, ci sono gli alberghi, tutte le persone, i bimbi persino, la gente affacciata alla finestra. E Maria e Giuseppe si inoltrano in Betlemme. Maria era anche un po' stanca, perché aveva viaggiato tanto e stava arrivando anche la sera, la notte. E allora Giuseppe era preoccupato, voleva cercare di procurare una stanza a Maria per riposare e dormire durante la notte. Allora ha incominciato a chiedere in qualche albergo se avevano posto, ma la risposta era no, non abbiamo più stanze libere. Ho provato in un altro albergo, in un altro posto e la risposta è sempre quella, non abbiamo più posto, non abbiamo più nessuna stanza libera. Finché un albergatore dice, io non ho una stanza proprio bella da darvi, però se volete un pochino fuori da Betlemme,
ho una stalla, una mangiatoia, dove dentro ci sono un bue e un asinello. Allora Maria e Giuseppe dicono sì, va benissimo, grazie, lei è molto gentile. Maria risale sull'asinello, lo vedete, laggiù lontano, e seguono l'albercatore. Finché arrivano davanti alla stalla, l'albergatore apre la porta, Maria entra, Giuseppe sistema l'asinello, poi entrerà anche lui. Lì vicino c'erano dei prati e in questi prati c'erano i pastori, li vedete tutti sdraiati, che sono già addormentati perché era sera, quasi notte, ed erano stanchi. Ci sono le pecorelle, qualcuna mangia ancora, c'è il cagnolino che già dorme. E mentre erano lì e la notte era buia, apparve una luce. Anche lì era arrivato un angelo e dice: dovete sapere che questa notte è nato in una mangiatoia Gesù, il figlio di Dio. Andate, cercate e lo troverete. E poi l'angelo partì e andò via da loro. Allora i pastori si guardarono, erano meravigliati ed erano anche stupiti e avevano desiderio di trovare questo bambino, di trovare Gesù. Così decidono di alzarsi e di iniziare a camminare per trovare e cercare la mangiatoia. Dopo un po' la videro e il pastore più giovane, vedete, tocca la porta e cerca di aprire. Apre e vede Gesù sdraiato nella culla, vede Maria e vede Giuseppe e capisce che quello era il bambino indicato dall'angelo e dice: questo è Gesù, il figlio di Dio, il nostro Salvatore. Sono molto contenti e molto felici di averlo trovato, di averlo incontrato. E regalano a loro una pecorella. Questa è la storia di Natale, bimbi. E colgo l'occasione per augurare buon Natale a tutti voi e alle vostre famiglie. Ciao ciao!